Adesso, il bicchiere e la candela. Se noi prendiamo una candela e la teniamo sotto il bicchiere, che cosa succede? Scusate, vi porto una serie di esempi per dare l'idea di quello che ci succede tutti i giorni e noi non ce ne rendiamo conto. Quando praticamente noi teniamo accesa una candela sotto il bicchiere, quando c'è l'ossigeno la fiammella è bella lunga. Quando sta per finire l'ossigeno, la fiammella comincia a fare così. Rialziamo il bicchiere, la fiammella si mette lunga. Quindi noi da questa osservazione possiamo asserire che chi respira vive, chi respira male sopravvive. Meditate, gente, meditate, perché è importantissima questa cosa. Grazie. La vita è come un conto in banca. Praticamente che cosa succede? Io ogni mattina ricevo 20 euro di energia. Allora, con te 5 centesimi, con te 1 euro, con te 2 euro, con te 1 centesimo. Praticamente il bravo finisce la giornata e consuma tutte le 20 euro. Quindi c'è bravo. Il bravissimo che cosa fa? Ma fa massima una 5 euro, non si può mai sapere. E per nostro, no? Invece, chi respira male, che cosa fa? Il primo che trova la mattina, si fa una bella appiccicata, si mette nel bosso, dice state zitti che non vaga mai una vita. Mette nel bosso e non vaga mai una vita. Allora che cosa succede? Per completare la giornata, il signore che cosa deve fare? Come se andasse in banca e va a prendere soldi a rosso oggi, a rosso prima, a rosso prima arriva il fallimento. Il fallimento dell'uomo, anzi, insomma, i gastriti, colite, mal di capo e compagnia, e questo è quanto. E chiudiamo quest'altro punto. Tunnel. Immaginate di stare fuori da un tunnel non illuminato. Appena cominciate ad entrare dentro, diminuisce la luce. Buonasera. Entrate un altro poco, diminuisce ancora. Entrate di nuovo, grazie. Entrate di nuovo, entrate di nuovo e praticamente diminuisce ancora. Fino a che, quando più dentro vado, più nero divento. Diventa l'occhio, vede solo un punto nero. È giorno, o è notte, c'è il sole, o c'è la pioggia, io sempre un punto nero vedo. E che cosa vedo? Che cosa vedo? Praticamente, e allora che cosa vedo? Vedo tutte le negatività, ogni cosa che mi succede, vedo tutto nero. E qualcosa di bello, anni luce lontano. Come si fa a uscire da questo tunnel buio? Signori, attraverso la respirazione si innesta la marcia indietro e si ritorna sui propri passi e si ritorna alla luce. La verità, io qua ho scritto postura dei alla ricerca della felicità. Avevo già stampato i manifesti, ma la mia idea era cambiata e volevo praticamente scrivere alla ricerca della luce. Perché alla ricerca della luce? E perché praticamente tutte le persone che respirano male, come se si chiudessero in un buio, stanno sempre al buio, hanno sempre paura di qualche cosa, non si sentono mai all'altezza della situazione, sono dei pignoli di 7 cavalli di forza. Le cose le controllano 100.000 volte per paura che. Ma dopo che hanno controllato e ricontrollato, Dio non voglia, scoprono che hanno commesso un errore con la frusta. Letteralmente con la frusta. Lo so. È una cosa che succede spesso. È una cosa che succede spesso.
Signori, io questa sera sto parlando di come funziona la nostra testa con un linguaggio che credo che tutti quanti, anche i bambini piccoli, riescono a recepire. Allora, l'altra immagine è una sala d'aspetto di un medico. Che cosa succede? Appena entriamo nella sala d'aspetto di un medico, i primi 5 minuti pensiamo di fattarelli nostri. Dopo passati questi 5 minuti, che cosa facciamo? Ma che dopo la lunghezza scende? Cominciamo a guardare le persone che ci troviamo di fronte. Però che tipo che chiama? La stessa cosa fanno le persone che stanno dall'altra parte. Quindi il corpo è un bel biglietto da visita. D'accordo? E allora, che cosa succede? Io sono andato a Salerno, questa è un'ipotesi, sono andato a Salerno e ho conosciuto una persona. Ho conosciuto una persona, mi ha conosciuto così. Un amico va a Salerno, trova questa persona, dice: ma sai, tu sei di Gifoni, io ho conosciuto una certa persona, un professore Russomano, però non sai come... che tipo, com'è, insomma, ma tu comunque, pubblicità negativa della persona. Se invece questa persona mi ha conosciuto in questo modo, ah, dice, tu sei Gifoni, io ho conosciuto un certo professore Russomano, però che caspita di libera, eh? Allora, pubblicità positiva della persona. Altro punto. Mettiamo a dimora degli alberi. Che cosa succede? Nel momento in cui mettiamo a dimora, tutti quanti abbiamo la stessa partenza. Se non che, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, alcuni alberi crescono più di un altro che sta sotto. Che cosa succede? Che quello che rimane sotto, muore, o trova grandi difficoltà per arrivare alla luce. D'accordo? È chiaro? Va bene. Allora, questa qui l'abbiamo detto. Scusatemi. Questa è un'altra bella cosa. Molte persone, quando passa una persona e non saluta, si fanno i film lucidati. La scuola è passata e non ha salutato. Vuoi vedere che mercoledì, vorrei tanto quando si pensa che Giovanni c'è ditta. Scemo, mi guardate, perché mi guardate? Voi chi se mi tuppate, perché mi tuppate? Vado a vedere le meandre dei miei comportamenti precedenti, se eventualmente io gli ho fatto qualche cosa a questo soggetto, per cui è passato e non mi ha salutato. Ma quanto meno respiri, più questi processi sono accentuati. C'è chi praticamente in una situazione del genere ci consuma 3 minuti di pensieri, chi ci consuma 3 ore, chi 3 giorni, chi 3 settimane, e chi è diventato l'unico problema nella vita sua, che la pasciale è passata e non è salutata, proprio sta appicciando. Grazie. Altro punto, noi funzioniamo come un'automobile. L'automobile, praticamente, se ha il filtro dell'aria semi-otturata, noi acceleriamo, la macchina non va bene, consuma 7 benzina e fa poca strada. Come nell'automobile, ripeto, l'ossigeno serve per bruciare la benzina, produrre energia e dare forza al motore, così nell'organismo umano l'ossigeno serve per bruciare gli alimenti, produrre energie e dare forza alla persona. Nella macchina non c'è niente da fare. Nella persona invece che cosa succede? Invece di sviluppare energie di corpo, ha cominciato a sviluppare energie di testa. Ah, sta cosa già fa! Ah, sta cosa già fa! La fa, però dopo è un cadavere in via di putrefazione. Cioè non serve a niente più. Fa tutto di nervi. Chiaro? Che cosa succede?
arriva una persona e dice: ma senti, ma prendi la macchina, vai dal meccanico, smonti il filtro dell'aria e rimettila a posto. Dopo quanto tempo la macchina va meglio? Immediatamente, ve lo dico io. E dopo quanto tempo la persona che impara a respirare, che si sblocca con la respirazione perché tiene il diaframma bloccato, si sente meglio? Immediatamente. Allora, quello che le persone pensano che ci vuole un secolo è una cosa che si fa immediatamente. E questo lo dovete sapere, ve lo dovete fissare nella testa, perché è una cosa che nessuno sa. Nessuno sa. Come ti sblocchi con la respirazione, praticamente diventi un'altra persona. Cominci a lievitare da te. Senti, pesante come un elefante quando respiri male. Hai un punteruolo nella schiena, un elefante sulle spalle e una calotta di piombo sulla testa che ti fa scendere verso terra. Come impari a respirare? Tu praticamente lieviti da terra. Hai una sensazione di leggerezza. È il peso. Non è un fatto di bilancia, è un fatto di testa. Perché la persona può essere pure magra così, però si può sentire un elefante. Grazie. L'altra cosa. Quando si va a scuola, molte persone imparano i verbi, però se ne dimenticano uno. La prima persona del presente indicativo del verbo essere. Io sono. Ragazzi, sì. Ma tu, chi caspita sì, fammi capire. Invece, la persona che respira male vuole dimostrare. Chi invece deve dimostrare è quello che sta di fronte. Sei consapevole, io so, tu mi fai capire di sì, allora se sei meglio di me, io prendo il cappellino e dico: buongiorno signoria. Se no, diversamente tu mi devi riconoscere come leader. È chiaro? Quindi, signori, meditate, meditate e meditate, perché questi processi avvengono tutti i giorni della nostra vita. L'altra cosa, molte persone si mettono un paio di scarpette, si mettono una tuta e dice: io vado a camminare, io vado a correre, io vado a fare. Tu non fai niente, non fai altro che ti metti una macchina col filtro dell'aria otturata e praticamente la volte girare per Napoli e per Roma si sblocca il filtro dell'aria e allora non fate altro che schiattare in corpo la persona e dici: scemo, ma che fai? Stai in compagnia e che fai? Fai una brutta figura. Allora costringi il corpo, violenti il corpo, a fare una cosa che non vorrebbe fare. Quindi, signori, prima mettiamo a posto la macchina di tutto punto, puliamo il filtro, va bene, respiriamo bene, dopodiché possiamo fare tutte le attività che vogliamo. È chiaro? Non sottovalutiamo mai la respirazione. Allora, c'è un'altra bella immagine, un fucile Kalashnikov. Sindaco, spero che non sia troppo tedioso. Un fucile Kalashnikov, io ce l'ho sotto il braccio qua, lo nascondo, mentre sto così, arriva uno con una pistola là, psh, 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 scemo, tengo il fucile Kalashnikov, poi lo rimetto apposta. Sta un altro, arriva un altro personaggio. Scemo, tengo il fucile calaspico. E la ho, e tu, e tre. E allora, quando va che io su fucile lo faccio re, che cosa succede? Quando io tengo il fucile calaspico piazzato, quello con la pistolina d'acqua viene più. Nemmeno quello con la pistola. Comincia a venire che viene il mitra come me. Quindi la competizione avviene per gruppi omogenei. È chiaro? È chiaro come concetto? Chi ha gli stessi mezzi pieni
perché sa che l'aveva visto nell'acqua, ma non si può avere nessuna parte nel momento in cui lo vede il fucile galattico. Due, gli animali, quando si guardano negli occhi, secondo voi, che fanno? Un giudetto. Si mette la coda tra le gambe e praticamente se ne va. Secondo voi, quando due persone si guardano negli occhi, che fanno? Non succede la stessa cosa. Ci sta chi abbassa gli occhi, chi fa così, chi si appoggia con una coscia, chi fa una tremiata alla gara. Insomma, praticamente ognuno di fronte al disagio assume una postura. E questa postura, se uno oggi, domani, dopodomani, dice mio figlio, c'è la scoliosi, mio figlio te non dosso culo, mio figlio te ne chiesto, ma quando andate a voi c'è un uvrite, non lo vedete davanti agli occhi? Che cosa succede? Allora bisogna aprire gli occhi, diventare competenti e cominciare a capire. Io vi ho detto che l'eterna competizione comincia da piccoli, ma da piccoli, e mi rivolgo al sindaco quando ha detto il fatto della cartella, la cartella è, lo sai, è una cosa che se portato correttamente non dà fastidio. Il problema è se io prendo lo zaino, gli allungo le figlie quanto più è possibile, mi spingono il bacino in avanti e le spalle, poi per non farmelo cadere me le metto così, io chiaramente c'è da notare, questa è la mia postura di corretta. Quando tengo lo zaino, ogni tanto sapete che cosa faccio? Lo zaino correttamente con le fibre molto strette, io non lo porto lo zaino, è lo zaino che porta me. Chiaro? Se su un pilastro noi mettiamo 300 quintali, il pilastro non se ne frega proprio. Se gli facciamo una forza in diagonale di 5 quintali, il pilastro si spezza. Quindi non è la cartella, è come si porta. D'accordo? E questo fatto è una cosa che ogni genitore dovrebbe sapere. Ai figli bisogna tagliargli le fibbie, valutare quanto devono essere larghe e dopodiché le taglia e le cuce. O questo, o bere o affogare. Perché sennò come se ne vanno? Tutti quanti così. Quando il corpo assume questa posizione, che cosa succede? Che io alle spalle tengo attaccate le clavicole, giusto? Alle clavicole è attaccato lo stemma, allo stemma sono attaccate le vostre. Se io praticamente mi chiudo con le spalle, la gabbia toracica si chiude, i polmoni quando arrivano vicino alle vostre non si possono allargare più, e io poi vi dirà ma non bene. Quindi ho un respiro corto, quindi ansia. Come mi sposto con le spalle dietro, lo spazio dove i polmoni si possono espandere aumenta di volume. Se addirittura io rendo il mio torace elastico, io ho il massimo di apporto di ossigeno. E ritorniamo al discorso che l'ossigeno serve per bruciare gli alimenti, produrre energia e dare forza alla persona.